Direttamente dalla seconda serata del calcio incontri qui a Fossano siamo con due rappresentanti della Freedom FC, in particolare l'allenatore Gianluca Petruzzelli e il DS Luca Vaggiu. Partirei con mister Petruzzelli per un commento sulla scorsa stagione, nel senso che siamo qui per le premiazioni legate alla scorsa stagione e la Freedom ha un ruolo da grande protagonista perché è l'unica di fatto con due trofei tra tutte le squadre che verranno premiate quest'anno. Quale bilancio di un 2021-22 che è stato il vostro primo anno e direi che è stato un primo anno più che positivo? Sì, primo anno direi positivo, l'obiettivo era vincere il campionato, ce l'abbiamo fatta, vincere non è mai facile, invece al primo colpo siamo riusciti e adesso siamo contenti perché comunque, ripeto, vincere non è mai facile, abbiamo dimostrato sul campo di aver meritato questa promozione e dopo un anno solo ci troviamo già in una categoria superiore. Parlando invece con il DS Vaggiu, e adesso che cosa ci aspetta? Nel senso che abbiamo parlato con il mister di quel che è stato, ma ovviamente una stagione porta subito in dote la successiva. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa Serie C? Da questa Serie C ci dobbiamo aspettare un campionato ovviamente tutto nuovo per noi, come sempre la società ha lavorato per tempo e a fari spenti, come si dice, per cercare di avere una squadra che possa essere all'altezza di un campionato importante come quello di Serie C. Non conosciamo il valore delle avversarie, non sappiamo se non dei nomi, sappiamo che ci saranno insomma, società con nomi importanti e con rose sicuramente competitive. Noi cercheremo di essere appunto all'altezza di un campionato nuovo e competitivo come è la Serie C attuale, che ovviamente come tutto il calcio femminile ha alzato il proprio livello qualitativo. Grazie.